Bentornati, ciao a tutti, ciao Giorgio. Salve. Finalmente oggi abbiamo il Sì, Corat. il terzo gatto blu. Finalmente abbiamo fatto vedere nelle nostre precedenti puntate il gatto certosino, che era un blu, poi abbiamo visto il blu di Russia, anche lui blu, e qui finalmente abbiamo il terzo gatto blu, quindi praticamente abbiamo il Corat. Però precedentemente non abbiamo un gatto, adesso senza voler togliere agli altri, diciamo che qui abbiamo per tanti motivi, innanzitutto qui presentiamola subito nome e cognome, Caput Mundi, Jedi Caput Mundi. esatto, bravissima, campionessa europea dell'allevamento Jade Eye, abbiamo detto, di Donatella Mastrangelo. Ed è una bellissima gatta, ma fondamentalmente, come dicevamo all'inizio di trasmissione, è un Corat. Il Corat è preso in considerazione forse come il gatto forse più antico Più che c'è. antico. Esatto. Più antico cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente, diciamo, i gatti, come abbiamo visto con le nostre conversazioni, sono a volte stati nella loro storia, nella loro, diciamo, più o meno evoluzione, un po' ibridati. Qui con il Corat siamo di fronte a un gatto che praticamente, diciamo, di queste ibridazioni non ne ha praticamente conosciuto. Per cui è un gatto proprio originale, Puro. pure così era e così è rimasto. È di origine thailandese e le sue origini praticamente quindi risalgono veramente a molti, molti, molti anni fa. Io so che sono tre i gatti thailandesi. Sì, bravissima, sei informata, sei. Sei. Allora, i gatti thailandesi, esatto, sono tre, c'è il Corat, il Burmese E il e il siamese. Siamese, esatto. Però, diciamo, mentre negli altri probabilmente c'è stato, diciamo, nel corso degli anni delle ibridazioni, qui per il Corat abbiamo proprio un gatto, diciamo, vero, così era e così è rimasto. L'ibridazione, spieghiamo che Praticamente sono delle introduzioni di sangue differente di altre razze per, diciamo, mantenere determinate caratteristiche o per apportarne delle altre. A volte negli anni per si ottenere poi determinate un caratteristiche, quindi vuoi, non so, la tessitura del pelo, vuoi eventualmente quello che potrebbe essere la lunghezza degli arti o qualsiasi altra cosa. Quindi praticamente con l'ibrido si ottengono delle caratteristiche intermedie tra quello che noi abbiamo e quello che in realtà vorremmo avere. E c'è anche un termine proprio zootecnico che viene preso in considerazione, quello che si dice lussureggiamento degli ibridi. Quindi l'ibrido a volte mantiene determinate caratteristiche e quindi in realtà esalta tutte le potenzialità, diciamo, di un certo patrimonio genetico. E con l'ibridazione si ottengono delle caratteristiche a volte molto più vantaggiose. Infatti, come dicevamo in altre puntate, spesso e volentieri i gatti nostri, questi europei, sono gatti estremamente sani e solidi perché comunque mantengono proprio al massimo questa caratteristica di essere stati ibridati negli anni tra di loro. E qui nel Corat diciamo che questo assolutamente non è avvenuto, per cui abbiamo un gatto proprio autoctono di quelle regioni. Allora, posso chiederti una cosa? dimmi. Perché la particolarità di questo gatto, come potete vedere, sono gli occhi, perché ha degli occhi Degli occhi proprio enormi, sì, esageratamente grandi. Ecco, ovviamente sgranati, lei sì, si gira quasi, adesso. quasi degli. Allora, innanzitutto la caratteristica del Corat è nel colore dei suoi occhi, che sono, come vedete, proprio di un verde giada. Infatti, abbiamo detto questo allevamento Jade A, quindi sono degli occhi grandi, grossi, sempre spalancati, sempre, diciamo, in attenzione. Quindi il Corat ha questa particolarità di essere un gatto che guarda sempre tutto con un occhio proprio di stupore, con un occhio di attenzione. Allora, come E dicevamo. quest'occhio però ha anche un'altra particolarità, nel senso che questo colore, man mano che il gatto cresce, diventa Sempre più sempre intenso, più sì, in effetti intenso. diciamo che spesso e volentieri, specialmente nei mantelli blu, a volte e anche nei colori degli occhi ci possono essere dei colori che cambiano, quindi un gatto giovane, per esempio come abbiamo visto anche nel certosino, può avere determinate, diciamo, sfumature che poi negli anni vanno perse, quindi il colore poi più o meno omogeneo viene, diciamo, raggiunto in età Lei è un adulta. po' spaventata. Lo so, Fa le povero. fusa, Ma la allora sta se anche fa le trinando, fusa vuol dire povera. che è più tranquilla. Allora, il gatto Corat è praticamente un gatto, diciamo, quasi, diciamo, portafortuna. Veniva appunto, diciamo, portato addirittura nelle processioni per propiziare la La pioggia pioggia. e poi addirittura veniva regalato. E questa è un'altra particolarità del gatto Corat, nel senso che il gatto non veniva mai comprato, ma era un regalo prezioso che spesso e volentieri facevano tutte quante alle coppie che si sposavano, i giovani sposi, Per veniva. augurargli buona Esatto, fortuna. perché quando nasceva un bambino questo gatto veniva messo addirittura nelle culle dei bambini proprio per propiziare a questo giovane, a questo neonato, una vita futura fatta di praticamente di Ricchezza e ricchezza. prosperità. E bravissima, per questo motivo la fortuna purtroppo non si può comprare, per cui in realtà bisogna regalarla.
casa. Quindi, qualora qualcuno volesse fare un regalo, non dico proprio speciale, ma insomma, un amante di un gatto, Beh, è un di regalo un regalo speciale, speciale, ma di buon auspicio, di buona fortuna, il Corat praticamente racchiude, naturalmente, se qualcuno è amante dei gatti, tutte queste peculiarità e potenzialità. Ripeto, sono sempre delle leggende, però comunque in questo caso non è che proprio una leggenda, è una realtà di fatto. Quindi è un gatto che racchiude oltretutto in questa sua storia tante particolarità. Come potete vedere, lei, diciamo, qui Caput Mundi è molto ferma e tranquilla, quindi ci fa perfettamente vedere la testa. Esatto, questo solco che tu esatto, sì. senti è praticamente è la conformazione tipica della testa del Corat, che guardandola dal davanti, proprio per questo chiamiamolo Deep, ha quasi una forma di cuore, quindi ha questa morfologia fatta proprio a cuore ed è praticamente dovuta a questo Deep che è sulla fronte. Il Madonna, che muso è occhi. corto, il pelo lo vedete, anche questo è blu, però ha una particolarità a Fiorenza, è un pelo praticamente blu ma con le punte e qui diciamo depigmentate, quindi Quasi praticamente argentati quasi sembrano. argentate, quindi praticamente è un blu totale, però ha con questa particolarità delle punte depigmentate che gli danno questo più o meno quest'aura e questo colore forse un po' più blu E silver. poi questo gatto non ha il sottopelo, o Esatto, il sbaglio? gatto ha pochissimo sottopelo, questa è un'altra particolarità che lo rende innanzitutto, tra virgolette, Un gatto usiamo comodo. meno fastidioso, perché spesso e volentieri abbiamo visto che i gatti, naturalmente vivendo in casa, hanno, diciamo, possono perdere pelo, quindi a qualcuno può risultare meno più fastidioso o meno fastidioso. Il Corat ha veramente pochissimo sottopelo, per cui non perdono molto pelo e questo fa sì che possa essere qualcosì, forse un pochettino più comodo da gestire. Allora, la particolarità del Corat, adesso tu forse vuoi provare un momento a sollevarlo? Piccola, più che panciotto, ma pesa Pesa, quintali. esatto, diciamo che è Cioè. un gatto molto molto compatto, è un gatto che, ripeto, voi non potete percepirlo, però sollevandolo uno quello che deve percepire, esatto, è proprio, chiamiamolo una È massa che pesante, in è realtà, piccolina ma esatto, è pesante. molto molto compatta. Questo ti fa capire quanto può essere anche agile questo gatto, perché non è un gatto in realtà grasso, ma è un gatto estremamente muscoloso e oltretutto la mancanza di sottopelo nel momento in cui il gatto si muove fa percepire perfettamente tutta la sua silhouette e tutte le sue masse Ti vorrei muscolari. dire che mi sta stringendo il È un braccio. gatto agilissimo perché la sua conformazione, la sua struttura ha leggermente, diciamo, i posteriori, le gambe posteriori leggermente più Più lunghe. lunghe. Questo gli permette una grandissima agilità e una grandissima, diciamo, più o meno potenzialità nei salti. Le caratteristiche di questo gatto, più o meno caratteriali, sono quelle anche di essere un gatto forse ipercinetico, quindi un gatto che, diciamo, è sempre sempre in movimento. Questa caratteristica praticamente ci suggerisce, anche, diciamo, per quello che concerne l'alimentazione, di nutrirlo sempre con degli alimenti molto proteici, perché comunque è un gatto che, pur vivendo in una casa, quindi uno può immaginare che magari in casa non ci sia un grandissimo, diciamo, momento, diciamo, in cui il gatto può bruciare, però il Corat incredibilmente è un gatto che si muove, quindi brucia ed ha bisogno quotidianamente appunto di un apporto proteico. Quindi qualora vi doveste, non so, rivolgere degli alimenti del commercio, vanno benissimo quelli proprio per gatti adulti, o se no, se volete passare ad alimentazioni o preferite alimentazioni fresche, essendo il Corat oltretutto una buona forchetta, uno può anche pensare di somministrargli, insomma, per esempio delle uova. Addirittura Sì, di loro hanno bisogno proprio molte specialmente di proteine. molte proteine quando crescono e questa è una loro particolarità. È un gatto, come abbiamo detto, molto attento, Però so vivacissimo. che appunto la sua vivacità è data anche da un carattere molto Sì, forte. Ha diciamo, un, insomma, ecco, è un brava. gatto che possiamo consigliare a degli amanti degli animali che però abbiano un po' di Di polso, polso sì. nell'educare il proprio animale, perché Infatti, se no lui prende sopra il diciamo che sopravvento. allora noi nelle nostre trasmissioni, quando vi abbiamo fatto conoscere dei cani, delle razze di cani, delle razze di gatti, abbiamo cercato così in grandi linee di suggerirle a un determinato, chiamiamolo pubblico o chiamiamoli, tu Esatto, è la non li prima vuoi, volta che capita non li di vuoi chiamare consigliarlo, proprietari, sì, però comunque sono genitori. i genitori, comunque ci vogliono dei genitori con carattere forte, perché è un gatto abbastanza, diciamo, cocciuto, abbastanza testardo, è un gatto che, come si dice, vuole sempre avere lui l'ultima L'ultima parola. parola. Quindi è un gatto, sì, per carità, come tutti i gatti vanno bene, però è un gatto estremamente, diciamo, forte di carattere. Questa è una sua peculiarità. Che va anche molto d'accordo, ho saputo, con gli altri gatti e gli altri cani, Sì, però l'indole è buona, però è è quello sempre lui che deve che capeggiare. deve decidere alla fine dove bisogna mettersi e cosa bisogna fare. Comunque, come vedete, ripeto, Sì, l'indole di non questi sembrerebbe, amici. perché fino adesso abbiamo detto che è un gatto ipercinetico, invece No, lei è no, lo so, però. buonissimo.
lei è tranquilla anche perché giustamente le luci, il tavolo non sono No, un abito. dovevi dire una cosa carina, dire siccome la stai La accarezzando stai te, è molto accarezzando tu, è buona. vero, è vero. No, 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 è verissimo. Comunque, ecco, per dire, sono dei gatti abbastanza cocciuti, quindi non è che rivolgiamo questo, non so, voglia di dire prendetevi un corte. Non è per tutti, forse, però questo non essere per tutti non è così, diciamo, ghettizzante da poter Ah, dire voglio un. certo. No, te lo prendi, però devi sapere Devi comunque che sapere hai che a che devi avere un fare. carattere forte, più Esatto. forte di Più lui. forte di lui. E abbiamo detto che loro sono anche delle ottime forchette, quindi una cosa importantissima è qualora uno dovesse poi pensare di avere un Corat sterilizzato, naturalmente non eccedere, come abbiamo sempre detto, per tanti altri gatti, pur essendo gatti molto, diciamo, attivi, non eccedere sempre con l'alimentazione, perché se no questa piccola struttura da una situazione, diciamo, di gatto, diciamo, bello robusto potrebbe comodamente diventare Ma è invece vero che un gatto. le femmine sono molto più vivaci dei maschi, che i maschi sono più Beh, questo tranquilli? un po' in tutte le razze, diciamo, abbiamo visto, io penso In tutti i avendo, gatti? Anche sì, i gatti, ma nella io, vita, diciamo, no, ecco. credo che sia un po' una peculiarità, un po' del sesso, nel senso che incredibilmente la femmina da sempre, poi specialmente nei felini, è l'animale che poi deve comunque procacciare il cibo per tutta la sua prole, Insomma, quindi sempre la fatica tutta su di dovete noi, andare a fare la Madonna, spesa, pure mi con i dispiace, dovete gatti. andare a fare la spesa, quindi anche le gatte, naturalmente la loro attività è di ricerca, di movimento, è anche conseguenziale proprio a quello che madre natura ha stabilito, una madre quando deve poi allevare i suoi figli ha comunque questa potenzialità di cercare, di cacciare, di muoversi, quindi non lo fa solo per un suo fabbisogno come potrebbe fare un maschio, ma lo fa anche per poi soddisfare all'inizio le necessità della sua prole. È comunque appunto un animale sempre molto più attento, quindi anche nei cani, diciamo, tutto questo che noi stiamo dicendo per i gatti è un po' più o meno vero, le femmine sono più, non dico più intelligenti, Vabbè, lo aggiungo io, più no, intelligenti. però E su molto questo, ci e su questa salutiamo. verità vi lasciamo e vi ricordo il nostro sito www.alice.tv. Cliccate su Cani, Gatti e Co. Venite a trovarci anche nel forum. Scrivete le lettere perché Giorgio vi risponderà sia tramite email che il sabato nella nostra puntata dedicata alla posta in diretta. Ciao a tutti! Ciao. Non ne ha praticamente conosciute, per cui è un gatto proprio originale, Puro. pure così era e così è rimasto. È di origine thailandese e le sue origini praticamente quindi risalgono veramente a molti, molti, molti anni fa. Io so che sono tre i gatti Più thailandesi. antico cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente, diciamo, i gatti, come abbiamo visto con le nostre conversazioni, sono a volte stati nella loro storia, nella loro, diciamo, più o meno evoluzione, un po' ibridati. Qui con il Corat siamo di fronte a un gatto che praticamente, diciamo, di queste ibridazioni, campionessa europea dell'allevamento Jade Eye, abbiamo detto, di Donatella Mastrangelo, ed è una bellissima gatta, ma fondamentalmente, come diciamo all'inizio della trasmissione, è un Corat. Il Corat è preso in considerazione forse come il gatto forse più antico Più che c'è, antico. esatto. Abbiamo il terzo gatto blu, quindi praticamente abbiamo il Corat. Però praticamente non abbiamo un gatto, adesso senza voler togliere agli altri, diciamo che qui abbiamo per tanti motivi, innanzitutto qui presentiamola subito nome e cognome, Caput Jedi Mundi, Caput Mundi. esatto, bravissimo. Bentornati, ciao a tutti. Ciao Giorgio. Salve. Finalmente oggi abbiamo il Il Corat. terzo gatto blu, finalmente abbiamo fatto vedere nelle nostre precedenti puntate il gatto certosino, che era un blu, poi abbiamo visto il blu di Russia, anche lui blu, e qui finalmente abbiamo